giardino della pedagogia. Io sono Maria Sara Della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice. E in questa puntata, veniamo però al senso educativo, di questo film, nel senso di quelle che sono le potenzialità, le abilità, quindi l'empowerment, la capacità di tirar fuori quelle potenzialità del soggetto, di empowerment, ma anche comunque di valorizzazione della persona, di accettazione, di accettare appunto nella sua dignità, nella sua persona, anche nei servizi educativi. Di solito succede spesso questa opposizione da parte delle famiglie nei confronti dell'utente, sia nelle proposte che si vengono date, ma magari anche nelle diverse situazioni che possono nascere. Quindi questa resistenza, questa opposizione al cambiamento, questo muro appunto al cambiamento, che è spesso molto, molto diffuso in questo senso. È necessario infatti un confronto e uno scontro educato, scendere anche delle compromesse, scendere appunto in una situazione parziale, scendere quindi ad un livello un po' più basso, comunque cercare anche magari di far arrivare a quel determinato obiettivo suddividendo tale obiettivo in micro obiettivi, quindi in sotto obiettivi. Anche appunto nel nostro lavoro educativo è necessario veramente sottolineare, guardare, avere uno sguardo diverso, uno sguardo differente, uno sguardo nel vedere le capacità, le potenzialità, le risorse che la persona ha, le risorse, e avere uno sguardo sempre più che mai positivo nei confronti della persona. Limitatamente anche agli stereotipi, ai pregiudizi, ai bias cognitivi, alle dissonanze cognitive che possono offuscare il nostro sguardo. È necessario mettere un occhiale diverso, un occhiale e uno sguardo diverso, una visione totalmente differente, cercare di superare le logiche tradizionali, la logica della comfort zone, la zona di comfort, ma uscire da questa zona, uscire per certi versi, per appunto progettare, per realizzare, per avviare alla tua mia il soggetto, l'utente. Vi ringrazio, alla prossima puntata del Giardino della Pedagogia.